La salute passa sicuramente anche dall'ambiente, quindi la salute dell'ambiente si riversa anche sull'essere umano. Oggi questo convegno parla proprio di questo, quindi medici per l'ambiente, l'ISDE, lei è il presidente dell'ISDE qui su Mazara del Vallo, in che modo quindi ridurre l'impatto ambientale e prevenire le patologie per l'ambiente? Io credo che oggi la gente debba cominciare a prendere consapevolezza che l'ambiente non è solo un determinante secondario di salute, ma è un determinante primario di salute, quindi tutto quello che ci circonda incide profondamente sulla nostra salute, sulla nostra qualità dunque della vita, e i campi elettromagnetici in primis hanno un impatto che fino ad oggi dunque non viene accettato dunque dall'autorità preposta la tutela della nostra salute, ma che comunque noi cittadini dovremmo cominciare a fare i conti con questa tecnologia, saperla utilizzare ed alzare il livello dunque di informazione su questa tecnologia. Oggi è una giornata importante, quali gli ospiti? Gli ospiti abbiamo il dottore Sansone, che è dirigente dell'ARPA di Palermo, il dottore Gentile, dirigente dell'ARPA di Trapani, abbiamo l'avvocato Crimaudo, che parlerà degli aspetti giurisprudenziali, e il sottoscritto. Secondo lei invece qual è la salute che vive la città di Mazara del Vallo come territorio? Beh, così su due piedi è un po' difficile fare una valutazione. Posso semplicemente dire che la città di Mazara rispetto ai tutti gli altri comuni della regione Sicilia ha un indice di mortalità per tumori che non è dissimile, pertanto ci siamo uniformati come mortalità di tumore uguale agli altri, quindi ogni comune, ogni provincia deve innescare una serie di indagini per valutare attentamente quali sono i determinanti ambientali che guastano la nostra salute. Accanto a me l'avvocato Rosita Crimaudo, su cosa verterà il suo intervento oggi? Ma il mio compito sarà quello di curare gli aspetti normativi della problematica anche da un punto di vista giurisprudenziale, quindi conoscere l'evoluzione della giurisprudenza sull'argomento. Nello specifico quindi? Ma nello specifico esamineremo delle sentenze che si sono succedute a partire dall'anno 2005 fino al 2012, allorquando la Corte di Cassazione, con una innovativa pronuncia, ha dato delle dritte oggi sicuramente seguite da tutti gli operatori del diritto. Accanto a me il dottore Sansone, oggi si parla di ambiente e salute, sicuramente la situazione ambientale è una causa molto importante anche di come vive una popolazione. Sì, ARPA è esattamente questo, il controllo dell'ambiente, anche in questo caso dei campi elettromagnetici, e presenteremo l'attività di ARPA e anche una specifica campagna di monitoraggio che ci ha chiesto il Comune recentemente. I risultati sono assolutamente confortanti. Monitorare la salute dell'ambiente è sempre molto importante, soprattutto per portarsi avanti ed aiutare appunto anche la cittadinanza a vivere meglio. Secondo lei cosa uscirà fuori oggi dal convegno? Ma io intanto devo dire che questa amministrazione, fin dall'inizio, e mi riferisco naturalmente all'ultima nata, parliamo di 8 mesi, si è occupata giornalmente della tutela dell'ambiente. Mi riferisco innanzitutto alle ordinanze che sono state fatte per quanto riguarda la raccolta dell'amianto, forse è la prima volta, una delle poche volte, ma abbiamo fatto dei sacrifici enormi nel trovare le risorse. Abbiamo già effettuato con l'ARPA di Palermo e l'ARPA di Trapani un monitoraggio per quanto riguarda i campi elettromagnetici, siamo stati in concomitanza con il dottore Pecunia, ma già sono stati effettuati in alcune zone della città dei monitoraggi che si sono conclusi mercoledì scorso. Oggi ascolteremo coloro che hanno fatto questi monitoraggi e ascolteremo anche il dottore Pecunia, e l'amministrazione comunale ha completa disposizione per far sì che i cittadini di Mazara possano avere una buona salute. Bene, cosa ne pensa del convegno di oggi? Sicuramente la salute personale del cittadino passa dall'ambiente. Eh sì, effettivamente la salute passa dall'ambiente. Io volevo ringraziare il dottor amico Enzo Pecunia, che ancora una volta sta portando nella nostra città un convegno così importante appunto per l'ambiente. Io sono stato uno dei promotori insieme a lui per la manifestazione appunto di oggi. E gli chiediamo, come consigliere comunale e come cittadini mazzaresi, di continuare a andare avanti, perché l'ambiente, la tutela dell'ambiente è una cosa molto interessante per i nostri cittadini.